Che cos'è Papi? Papi è un instant book, è un libro che abbiamo scritto in fretta e per un'urgenza che abbiamo avvertito quando Augusto Minzolini, detto Scodinzolini o Menzognini, ci ha annunciato al TG1 che lui queste notizie non le dà e quindi ha dato una lezione a tutta la stampa mondiale che invece le notizie le dà e continua a darle sugli scandali del Presidente del Consiglio. A 24 anni viene invitata a una festa in Sardegna, un weekend. Va, senza sapere chi è il padrone di casa, la portano in una bellissima villa, lei sta in una dépendance, sente una voce familiare, qualcuno che bussa alla porta, va ad aprire la porta e si trova davanti quello che sembrerebbe essere Berlusconi, però è tanto piccolo che lei non ci crede che sia Berlusconi. E inizia una lezione di politica di 2 ore alle ragazze dove si mette a sputtanare i suoi alleati davanti a ragazze che non ha mai visto o che ha visto magari una volta e che non credo sia nemmeno molto interessate. Comincia a dire che Fini è un fascistone incapace di mediare, senti chi parla, no? E poi si mette a giochicchiare con un temperamatite, dice la ragazza era un omino di gomma colorata con i pantaloni abbassati sul di dietro, la matita si infilava proprio lì, quando lui ruotava il lapis il pupazzetto si lamentava e lui rideva come un pazzo, sembrava di essere in una puntata di CSI con il classico schizofrenico. Ecco, stiamo parlando del nostro capo del governo, è la conferma di quello che dice sua moglie, il nostro amico non sta affatto bene. E tra le fotografie scattate dal fotoreporter Zappadu, delle quali raccontiamo molte cose, come raccontiamo le cose di Noemi, raccontiamo le cose di Veronica, raccontiamo lo scandalo Sacca, raccontiamo lo scandalo Saint-Just, raccontiamo tutta la faccenda delle veline candidate alle elezioni europee, poi scandidate solo per un comunicato di Veronica. Bene, raccontiamo anche che questo fotoreporter sardo avrebbe immortalato delle scene nelle quali Berlusconi inscenerebbe dei falsi matrimoni fra se stesso e le ragazze vestite da spose, proprio con il tulle e con un corteo del quale fanno parte anche alcune lesbiche che si esibiscono durante queste finte nozze. Allora mi è venuta in mente una frase che lui aveva pronunciato pochi giorni dopo il Family Day. I cattolici di sinistra vivono una contraddizione insuperabile. Non si può essere al tempo stesso cattolici e quindi riguardosi della dottrina della Chiesa e allearsi con chi è frontalmente dall'altra parte. Noi diciamo no a caricature dei matrimoni. Silvio Berlusconi, 12 maggio 2007. Quanti voti ha preso con dichiarazioni come queste? Sono fatti privati? Tutti quei fatti che raccontano un comportamento che è esattamente il contrario, non solo di quello che Berlusconi proclama in pubblico, ma anche di quello che Berlusconi vorrebbe imporre agli altri. Ecco, lui vuole imporre agli altri una morale diversa dalla sua, e questo credo che sia l'aspetto più pubblico di tutta questa vicenda.